Stai ascoltando. Beh, per le trasonorizzazioni della metropolitana ho cercato prima di tutto un'idea di fondo, cioè creare un momento diverso per gli utenti della metropolitana, qualcosa che li incuriosisse, che li staccasse un po' dall'isolamento, che un po' guida tutti, per cui ho usato queste voci che un po' vogliono dialogare con le persone. Va bene, divertente, va bene, mi piace. Va bene. I tre momenti, cioè la mattina, il pomeriggio e la sera, hanno sostanzialmente la differenza di mood, di atmosfera. Nella mattina c'è un sound più tranquillo, più disteso, ma anche solare. E nel pomeriggio c'è un po' più energico. E la sera ha due livelli, un livello ritmato, ritmico, che guida, si spera, anche alla socialità. Mostrerò qualcuna delle mie magie. E un altro invece più morbido, lento, che invece accompagna il sonno. E l'altro intervento che ho fatto è sull'ascensore della Monte Antonelliana, cioè la creazione di un soundscape, quindi di un accompagnamento sonoro a questa effettiva elevazione sulla città, che di nuovo vuole essere, come dire, un'aggiunta all'esperienza. Poi io l'ho provato personalmente, c'è una vista pazzesca, il museo, la Mole è un posto magico, per cui ho cercato di dare un livello in più, diciamo, all'esperienza.